Alessandro e Banegas regalano 3 punti all'Aquila nel big match contro il Campobasso, valido per la 21esima giornata del Girone F di Serie D. I rossoblu abruzzesi centrano la missione 3 punti e da stasera accorciano dalla vetta. 4-3-3 per Cappellacci. Del Pinto è l'epicentro del gioco, al suo fianco Giulio Dori e Origlio. Davanti Banegas agisce con Marcheggiani e Costa Ferreira. Sul fronte Campobasso il collega Pergolizzi affida le chiavi dell'attacco al duo De Cerchio di Nardo. A centrocampo Bacchetta e Leggio per il direttore d'orchestra Maldonado. Il mancato aquilano di Filippo nel cuore della difesa con Pontillo. Fischietto in bocca per Liotta di Castellammare di Stabia. Il primo argomento offensivo è aquilano. 16esimo conduce Mandrelli. Origlio decolla. Esposito c'è. 18esimo la risposta molisana rischia di lasciare il segno. Lombari si presenta incustodito davanti a Michelin, che ci mette tanto del suo e sventa la minaccia. Si alza il voltaggio della gara. 35esimo dai e vai Banegas Giulio Dori, con quest'ultimo che non gratifica la scelta del compagno. Minuto 41. Proteste l'Aquila. Banegas in area finisce a terra. Per Liotta si può proseguire. Rivediamo. Se Spielberg avesse conosciuto Banegas, lo avrebbe scritturato per il film Prova a prendermi. L'Argentino apre il fuoco. Origlio secondo estratto. Esposito c'è. Nella ripresa Cappellacci getta nella mischia Alessandro in luogo di Costa Ferreira. In mediana Angiulli e Uali rilevano Del Pinto e Giulio Dori. Minuto 14. Cambia la sceneggiatura. Origlio per Belardinelli, che srotola un tappeto rosso per Alessandro. Bravo a saltarne due con la suola. Destro all'angolo. Ed è 1-0. Boato al gran sasso. 21esimo, reazione Campobasso. Download in aria, martellate aeree a Bocalè, rammendo Michelin. Ancora Lupi Molisani, botta per Sichini, da poco entrato, fuori. Il trainer molisano getta nella mischia anche Coquen. Minuto 45, il 10 disegna, ma Romero sciupa così. Minuto 94, Alessandretti rapisce la sfera come Don Rodrigo fece con Lucia. Cioccolatino per Banegas, che lucida la stecca e manda in buca d'angolo. 2-0. Proteste molisane per un presunto fallo di Alessandretti in avvio di azione, ma la sostanza non cambia. L'Aquila vince 2-0 e da stasera si attesta a meno 2 dalla coppia di testa formata proprio dal Campobasso e dalla San Benedettese. Da martedì testa rispettivamente a Senigallia e Roma City. Ma questa è un'altra storia. Il gol ci ha un pochettino mandato un po' in confusione, non ci siamo riorganizzati velocemente contro una squadra forte, quindi è normale che le difficoltà, no, aumentano, quindi è un po' questa la lettura. Poi normale che quando è così devi essere lucido, devi continuare a credere in quello che sai fare, e questo un pochettino comunque per foga, no, è mancato. È normale che poi forse alla fine potevamo avere un'opportunità, c'è stata una parata, è un momento così, forse dobbiamo dare di più, ci sta, abbiamo rimesso tutti in carreggiata, e quindi adesso chi avrà più forza morale, chi sbaglierà di meno vincerà questo campionato, perché il Campobasso secondo me il primo tempo ha dimostrato di essere una squadra forte, e lo è una squadra forte, poi quindi dobbiamo crederci, e perché siamo una squadra che ha tante qualità. Prende una partita a scacchi, molto tattica, contro una grande squadra, e va dato atto che il nostro allenatore il secondo tempo con le mosse giuste ha saputo vincere la partita, al di là del grande merito dei ragazzi. Però veramente abbiamo affrontato una grande squadra, e questa partita però ha dimostrato che noi possiamo stare lì in mezzo per cercare di fare qualcosa di importante. Forse se, trovando il pelo nell'uovo, l'uscita di Marcheggiani che vi ha costretto un po' ad abbassare il baricentro, e poi sul secondo gol forse viziato da un fallo di Alessandretti, che impressione avete avuto voi? Beh, allora, l'impressione intanto, Marcheggiani giustamente aveva dato tutto, e quindi si è fatto una scelta magari più di copertura per cercare di portare la partita in ghiaccio. Per quanto riguarda l'azione di Alessandretti, secondo me è ad interpretazione, però chiaramente poi alla fine non è stato quello il gol che ha determinato la vittoria o meno della squadra. Però ripeto, ovviamente mi sembrava che l'arbitro abbia avuto un'interpretazione molto fisica sugli scontri di gioco, e quindi ci poteva anche stare, come poteva essere fischiato, però questo è sempre opinabile, ecco.
Si è fatta una partita come si doveva fare, certo non era facile, è stata una partita sporca secondo me perché non c'è stato tanto spettacolo, c'è stato agonismo, c'è stata lotta su tutti i palloni, noi abbiamo trovato gol e alla fine abbiamo vinto la partita, però ecco, una partita equilibrata secondo me. Mister, possiamo dire che i cambi hanno fatto la differenza? Sì, i cambi servono a volte per migliorare le cose, a volte perché sei costretto, quando li fai, se vinci la partita sono bravi quelli che sono subentrati ed è bravo pure chi l'ha fatti, e viceversa no, quindi oggi ha fatto gol Alessandro che era subentrato, domenica scorsa, due domeniche fa era subentrato col Chiedi e non aveva fatto gol e poi abbiamo pareggiato, dopo ci hanno fatto con loro. 12 gare, solamente 4 gol subiti. Se è vero che i campionati si vincono in difesa, l'Aquila è a buon punto. Beh, i campionati non è che si vincono in difesa, i campionati si vincono quando tu hai una media realizzativa importante e quando di gol ne prendi pochi. Noi in effetti ne abbiamo presi pochi, se si fa una media, ma se vai a vedere quanti ne abbiamo segnati, potresti dire che questa è una squadra che non può ambire alla vetta, perché con la media gol che abbiamo noi non ci stai neanche a metà classifica. Oggi forse Origlio bravo a cambiare spesso posizione e a non dar punti di riferimento al campo basso può essere stata una delle chiavi per arrivare ai 3 punti? Ma io credo che Origlio non abbia dato punti di riferimento, perché io spesso l'ho spostato durante la partita e a un certo punto non sapevo neanche più di dirgli dove si doveva mettere, perché c'era talmente tanta confusione in campo che ha scelto lui dove andare. Poi lui era un ragazzo generoso e intelligente, sa stare in mezzo al campo, quindi ha fatto come tutti una buona partita. Nel primo tempo noi eravamo vicino alla sua panchina, l'abbiamo sentita spesso dare consigli a Giulio Dori e a Mandrelli. Cosa chiedeva di più a loro? Il primo tempo? Sì. Sì, il primo tempo, perché siccome pensavamo di fare un certo tipo di partita, poi ci siamo accorti, o meglio, ho pensato che forse dovevamo cambiare posizione e cambiare tipo di giocate per quelle che potessero essere le nostre giocate, e cercavo di farmi capire, però non mi sentivano perché c'era un po' di casino, comunque tutto bene.